Ciao e benvenuti ad un audiobook trailer sulla saga della Teenage Fiction. Allora, in questo breve audiobook trailer, che poi non è altro che la lettura del primo capitolo di ogni libro che vedrete comparire a video, se poi vi piace quello che avete ascoltato potete andare a scaricarvi il libro in modo gratuito in PDF rintracciabile nei link che trovate in descrizione. Il file è coperto da copyleft, quindi non vi chiedo nemmeno un euro per andare a leggere se vi interessa il libro. Ora, a me gli audiobook non sono mai piaciuti perché i libri si leggono e non si ascoltano. Tuttavia oggi sono di moda gli audiobook trailer con la lettura di uno o due capitoli e quindi mi sono adattato a questa nuova abitudine. Spero che vi piacciono quello, diciamo, la lettura dei primi capitoli dei vari libri che vi introduco in questa saga di Teenage Fiction aperta sulle Guerre Puniche 2. Ciao, a risentirci. Rim of Hell, capitolo 1. Il piccolo distaccamento navale dei Marines era composto da quattro unità: la LHA USS Tarzawa, la USS Ponce, una nave logistica con carburante, munizioni e cibarie, una ridotta scorta armata composta dal destroyer USS Popeye e dal sottomarino d'attacco USS Los Angeles, che per il teatro mediterraneo era ancora ritenuto adeguato. La formazione navale statunitense aveva interrotto le esercitazioni anfibie con la marina militare greca e turca per ordine diretto del Presidente degli Stati Uniti. Il nuovo obiettivo della Task Force dei Marines era quello di procedere a tutta velocità verso l'isola di Malta per fornire assistenza militare ed aiutare ad evacuare la popolazione locale. Non era mai capitato nella storia umana che un'isola lanciasse il Mayday Distress Call. La situazione a Malta era diventata incredibilmente calda e complessa dopo appena 6 ore di furiosi combattimenti. Alle 3 di mattina dello stesso giorno erano incominciati ad approdare sull'isola barchini, gommoni, barche e motobarche con cartaginesi armati ed ostili. Il favore della notte e l'effetto sorpresa favorirono la prima ondata di cartaginesi, i quali accesero subito flashpoint contro la polizia maltese, la quale fu subito messa in forte inferiorità, subendo pesanti perdite, anche a causa del vigoroso fuoco delle armi cartaginesi in 7,62x39. I cartaginesi avevano i ben noti fucili d'assalto AK-47, mitragliatori PKM, revolver rimfire in grosso calibro, oltre a fucili di precisione Dragunov, lanciarazzi RPG e Manpad, dei cloni cinesi del progetto del vecchio SA-7 russo. Balestre, archi, frecce, oltre ad armi da taglio in larga quantità. Erano tutte armi leggere e talune anche complesse, come i cloni SA-7 spalleggiabili, ma non c'era ombra di dubbio che i cartaginesi fossero ben addestrati al loro uso. Non fu subito chiaro alle forze di difesa maltesi che i cartaginesi usassero i cellulari GSM e UMTS per coordinarsi e manovrare. Poi i fatti diedero forti indizi in tal senso, ma per ragioni annesse alla produzione di energia elettrica nell'isola di Malta, solo dopo le 6 di mattina l'alto comando maltese riuscì a disattivare la rete GSM e UMTS. Fu un tentativo tardivo e disperato di tranciare le linee di comunicazione dei cartaginesi, che per tutta la notte avevano manovrato in modo coordinato sul suolo maltese. Neanche dopo un'ora dai primi flashpoints con la polizia locale intervenne l'esercito maltese, il quale non era numeroso, non era ben equipaggiato, non aveva mezzi corazzati adeguati, non aveva elicotteri o droni equipaggiati per CAS e COIN, quindi, ben presto, anche il debole dispositivo militare maltese si trovò a mal partito, anche a causa della crescente superiorità numerica cartaginese. Scontri urbani, incendi scatenati dai cartaginesi per sganciare il contatto con i Defenders.
aggressioni, assassini, pulizie etniche sull'enorme popolazione, sull'inerme popolazione locale, razzie e furti perpetrati a macchia di leopardo in tutte le tre isole. Manpad che abbattevano elicotteri della polizia, RPG che facevano esplodere i blindati, camion e volanti delle forze dell'ordine. Mentre il caos della guerra dilagava seminando morte e distruzione, il flusso di motobarchini cartaginesi pareva non avere mai fine. Sciame dopo sciame, ondata dopo ondata, i piccoli mezzi navali, aiutati da una notte saggiamente scelta, con una sorridente luna piena e con un placido mare calmo, s'accatastavano lungo tutte le coste delle isole maltesi. Era poi facile sbarcare e recarsi nell'entroterra, coordinandosi con i cartaginesi già presenti sull'isola. Per la gloria di Cartago, capitolo 1. L'elicottero fu anticipato nel suo arrivo da un grande rumore, che andò espandendosi nell'aria secca e riarsa, quindi giunse rapidamente all'orizzonte il profilo del 1024 gengiscano. Il mezzo rimase in hovering per poco tempo, poi discese nella savana morente, alzando molte sterpaglie e polvere. Era ormai da tempo che il deserto avanzava a sud, le fonti d'acqua dolce si seccavano e le piogge stagionali gradualmente diventavano sempre più rare e scarse. Rapidamente la savana aveva preso a desertificarsi, spostando sempre più a sud l'originario habitat naturale. Questo induceva la fauna subsahariana a migrare a sud, in luoghi dove prima c'erano aree più verdi. Il cambiamento climatico rapidamente le trasformava in savane secche. C'era sempre meno spazio per gli uomini e gli animali, che si trovavano a competere in habitat diversi. Molti animali morivano perché non sapevano adattarsi. Erano un ottimo veicolo di proteine e facili da reperire. Altri animali soccombevano perché erano ammazzati dall'uomo, in quanto erano in competizione con le risorse sempre più scarse. La caccia diventava anche un'esigenza vitale, dato che l'alta demografia e la crescente siccità restringeva i territori fertili, ritrasformando i contadini in cacciatori e potenziali nomadi. La savana si stava spopolando, desertificando le foreste centroafricane che si restringevano, mentre la savana secca avanzava. Dall'elicottero scese un alto ufficiale gengiscano, seguito da due ufficiali che portavano un paio di piccole valigie. Scese dal portellone anche un ufficiale sumerico e rakistano, seguiti rispettivamente da un proprio sottufficiale. Tutti portavano varie piccole valigie in mano e camminavano in modo marziale, in colonna, seguendo il loro comandante. Sui bordi della pista c'era un'enorme tenda mimetica gengiscana che ospitava oltre 50 esponenti dei clan subsahariani. Dalla struttura di colore mimetico proveniva discussioni assai animate. Oggi gli esponenti subsahariani avrebbero avuto un incontro segreto con il piccolo distaccamento militare di gengiscani, sumerici e rakistani. Il tema dell'incontro era la necessità di esprimere un'alleanza, avendo una posizione unica sul problema dell'accesso alle risorse in Africa. C'era da tenere presente il cambiamento climatico, le nuove esigenze che sorgevano nei numerosi popoli subsahariani. L'impero gengiscano, sumerico, la Repubblica Rakhistana avrebbero sostenuto le rivendicazioni dei subsahariani nei confronti delle risorse idriche ed energetiche presenti nel nord-est Africa, per la necessità di una loro riallocazione. Ai bordi della improvvisata pista d'elicotteri, sotto un cencio di stoffa scuro e logoro, quattro poveri bastoni conficcati nel terreno costruivano un improvvisato tendaggio per avere un minimo d'ombra. Qua sotto erano seduti di spalle, in cerchio, un piccolo distaccamento di scout subsahariani. Questi erano l'unica unità di sicurezza locale dell'accampamento. Erano tutti sotto il comando di un sergente gengiscano, che assolveva anche alla funzione di consulente militare in incognito. Il sergente aveva lasciato la falange e era andato a parlare con i due uomini dell'elicottero gengiscano. Usutu aveva 13 anni, imbracciava il suo AK-47 e faceva il field stripping al fucile. Lo puliva accuratamente con un cencio logoro, attingendo sporadicamente dell'olio da macchina da cucire, da una piccola bottiglietta di plastica che aveva estratto dal suo zainetto.
Dentro alla sporta c'erano anche due bottiglie di plastica mezze vuote con acqua. Un europeo avrebbe sospettato che l'acqua non fosse stata potabile, a giudicare dal colore orrendo che aveva. C'era qualche caricatore a tamburo per AK-47 e nella fondina una baionetta dell'AK-47 ed un lungo spago. Kumi aveva 8 anni, era seduta a terra, dava le spalle ad Usutu. Kumi indossava la tua t-shirt logora e rossastra, come tutti quanti aveva pantaloncini corti, inoltre a tracolla aveva il suo cesto con le frecce di metallo e legno, con punta in acciaio. La sua balestra era posata temporaneamente a terra. Per il momento Kumi era concentrato a ridere ed accarezzare la cagnolina che aveva ricevuto in dono dal sergente Gengiscano. Kumi aveva appena finito da 2 settimane il corso di scout. Il cane non aveva un nome, lui lo chiamava solo cane. Era morbida, era affettuosa, nella notte la cagnolina era come una calda coperta, ma soprattutto alla scodinzolante bastardina faceva farsi coccolare. Kumi se n'era accorto, non lesinava carezze ed abbracci alla cagnolina, la quale aveva un grosso cinturone in cuoio con delle borchie taglienti che le proteggevano collo e sottogola. Poco distante, separato dal gruppetto, sotto un albero morto che faceva pochissima ombra, c'era Shani. L'adolescente era silenziosa, stringeva imbronciata al busto il suo AK-47. Alle spalle ossute e magre, la ragazzina aveva un piccolo zaino in cui custodiva qualche caricatore a banana, un fumogeno, una granata a mano. Shani aveva 12 anni, ma per la sua età era molto alta. Le gambe sembravano più lunghe di quello che erano, a causa del fatto che era davvero magra e longilinea. Shani era l'unica del gruppo che indossasse un paio di scarpe da tennis. Gli altri avevano tutti ciabatte oppure erano scalzi. Forse era per questo che la giovinetta scrutava sospettosa il gruppetto charliero di scout seduti sotto la povera tenda. Shani era una ragazzina, era anche di un'altra tribù, era stata aggregata come portaordini. Forse anche per quest'altra ragione la giovinetta non sembrava ben integrata nella falange di scout subsahariani. La stella verde, capitolo 1. I due Black Hawk trasportavano un fire squad, gli elicotteri erano scortati da un paio di Way Cobra, i mezzi volavano bassi e veloci nel buio del deserto del Sahara, poi rapidamente toccarono terra, atterrando a 1,5 miglia dal loro obiettivo. Rapidi e silenziosi, i 12 militi si raggrupparono in cerchio, mentre gli elicotteri erano già spariti nel buio sahariano, diretti verso un punto circolare d'attesa, posto più a ovest di Jenaina. Obiettivo dei 12 fanti era un'incursione in una base dei servizi segreti militari gengiscani, presso un'anonima casa nel paese di Jenaina, una cittadina posta al confine tra Sudan e Chad. Il colonnello gengiscano Fu Yuan Shao era un tipo tenace, idealista, graniticamente convinto delle proprie idee. Parlava poco, ma quando discuteva non lo faceva mai a sproposito. Emotivamente freddo tanto da apparire arido, nelle sue esposizioni ricercava sempre la fredda luce della logica, perché era priva di pregiudizi o di ideologie politiche. Asciutto nelle argomentazioni, cinico quanto un epitaffio tombale, i suoi interventi non superavano mai i 90 secondi di conversazione nelle riunioni dell'headquarters. Era quasi l'esatto contrario dei suoi colleghi, che spesso erano politicamente prolissi, ideologici negli approcci, ossessionati da una fantomatica armonia dei piani militari, che spesso si declinava in un concerto di fattori di criticità che riducevano la possibilità di successo. Il colonnello Shao invece badava all'efficacia, alla semplicità, era quasi ossessionato dal dover ridurre ogni pianificazione all'essenza di pochissimi fattori di criticità. Battle for Aswan, capitolo 1. Piccolo Kumi era abbarbicato al busto della sua mamma Denike. Grossi lacrimoni scendevano rigando il viso del bambino. Kumi piangeva, lo faceva in silenzio, le sue piccole manine stringevano decise i logori vestiti scuri di Adenike, come fossero stati un'ancora a cui aggrapparsi disperatamente per evitare l'inevitabile. Il bimbo non capiva perché avrebbe dovuto abbandonare la sua famiglia. Per seguire la falange di scout subsahariani comandati dal sergente Gengis Khan. Perché
Perché la sua famiglia non poteva partire adesso, se suo fratello maggiore Kamau gli aveva detto che la sua famiglia l'avrebbe raggiunto tra qualche settimana nella savana secca? Adenike era scalza, magra, dagli zigomi ossuti, con gli occhi sporgenti, in un silenzioso dolore, con una dignità composta che le arrossava gli occhi, custodiva gelosamente nel suo cuore un orrendo segreto che non voleva e non poteva rivelare al piccolo Kumi. Intervenne con decisione il padre Asad. Questi ruppe lo strazio che gli stava spezzando il cuore. Con un gesto forte e deciso staccò Kumi dall'abbraccio materno. Poi Asad prese per le braccia Kumi, guardandolo negli occhi con l'imperiale durezza di un padre che non poteva dire a suo figlio di 8 anni che probabilmente solo lui e il suo amico Zutu sarebbero sopravvissuti alla battaglia per Assuan, a cui tutta la loro tribù avrebbe dovuto prendere parte. Kumi, disse con tono duro, smettila di piangere, ormai sei diventato grande, non sei più un bambino, hai già ucciso varie iene, devi ricordarti tutti i segreti di caccia che ti abbiamo insegnato. Porta il nome della nostra famiglia, della nostra tribù, con onore, il tuo amico Zutu ti sarà come un fratello. Kumi aveva gli occhi rossi, s'asciugò il viso sull'avambraccio destro, era triste e non aveva capito il vero significato del discorso del padre. L'oro in soffitta. Capitolo 1. Era il tramonto al villaggio di Kumi. Erano già trascorsi 2 giorni dalla violenta razzia che era stata perpetrata ai danni dell'ignaro villaggio che distava 80 km. Keman, il capovillaggio, aveva guidato una folta falange di Hutu contro il villaggio Tutsi. La falange Hutu attaccò il villaggio Tutsi in piena notte per cogliere alla sprovvista i nemici, sfruttando l'effetto sorpresa. Le povere case di mattoni di terra furono date alle fiamme in silenzio, sfruttando la vulnerabilità dei tetti infiammabili. Mentre uomini e giovani tutsi si svegliavano di soprassalto, provando a sedare gli incendi, tutti finirono uccisi alle spalle da sorpresa dalla falange Hutu. Gradualmente nel villaggio il crepitio del fuoco mutò in una nuvola di fuliggine nera, con un respiro infernale e pulviscolare, denso, rovente, opprimente. La nube s'ammantò d'urla strazianti e disperate, mescolate a raffiche di AK-47, risate sadiche e canti di guerra. Dopo un quarto d'ora di delirio infernale, tutto il villaggio Tutsi fu ridotto ad un'enorme torcia ardente, che prese ad arroventare il cielo silente e nero come la pece, mentre un tanfo orrendo di carne umana bruciata ammorbò l'aria. I sopravvissuti alla prima mattanza del fuoco furono solo un folto gruppo di donne e bambini e qualche adolescente. Tutti si erano arresi, non potendo scappare né difendersi. Fu loro permesso di abbandonare le proprie case in fiamme per essere rapidamente radunati a suon di bastonate chiodate ai margini del proprio villaggio. Invece gli uomini, i giovani, i vecchi che erano usciti dalle case in fiamme erano già stati tutti uccisi brutalmente, mentre tutti gli altri che decisero di restare nelle proprie case vi perirono bruciati. I sopravvissuti alla prima pulizia etnica furono impiegati sotto l'occhio vigile di Keman per svuotare il magazzino del villaggio. Questa era una grossa struttura di mattoni e cemento, posta ai margini estremi del villaggio, dentro cui erano stati stoccati tutti gli alimenti quanto le riserve idriche del villaggio. Il villaggio Hutu era infatti uno dei pochi centri abitati che avevano una distribuzione d'acqua potabile nelle povere case, tramite una piccola rete di tubazioni interrate, irrorate, con l'estrazione dell'acqua dalla falda freatica, con pompe idrauliche alimentate da batterie e pannelli solari. La savana secca era ancora molto distante, a differenza del villaggio di Kumi, che era già stato raggiunto dall'inesorabile preludio del deserto. L'oro in soffitta. Capitolo 1. Era il tramonto al villaggio di Kumi. Erano già trascorsi 2 giorni dalla violenta razzia che era stata perpetrata ai danni dell'ignaro villaggio che distava 80 km. Keman, il capovillaggio, aveva guidato una folta falange di Hutu contro il villaggio Tutsi. La falange Hutu attaccò il villaggio Tutsi in piena notte per cogliere alla sprovvista i nemici, sfruttando l'effetto sorpresa. Le povere case di mattoni di terra furono date alle fiamme in silenzio, sfruttando la vulnerabilità dei tetti infiammabili. Mentre uomini e giovani tutsi si svegliavano di soprassalto, provando a sedare gli incendi,
Tutti finirono uccisi alle spalle da sorpresa dalla falange Hutu. Gradualmente nel villaggio il crepitio del fuoco mutò in una nuvola di fuliggine nera, con un respiro infernale e pulviscolare, denso, rovente, opprimente. La nube s'ammantò d'urla straziante e disperate, mescolate a raffiche di AK-47, risate sadiche e canti di guerra. Dopo un quarto d'ora di delirio infernale, tutto il villaggio Tutsi fu ridotto ad un'enorme torcia ardente, che prese ad arroventare il cielo silente e nero come la pece, mentre un tanfo orrendo di carne umana bruciata ammorbò l'aria. I sopravvissuti alla prima mattanza del fuoco furono solo un folto gruppo di donne e bambini e qualche adolescente. Tutti si erano arresi, non potendo scappare né difendersi. Fu loro permesso di abbandonare le proprie case in fiamme per essere rapidamente radunati a suon di bastonate chiodate ai margini del proprio villaggio. Invece gli uomini, i giovani, i vecchi che erano usciti dalle case in fiamme erano già stati tutti uccisi brutalmente, mentre tutti gli altri che decisero di restare nelle proprie case vi perirono bruciati. I sopravvissuti alla prima pulizia etnica furono impiegati sotto l'occhio vigile di Keman per svuotare il magazzino del villaggio. Questa era una grossa struttura di mattoni e cemento, posta ai margini estremi del villaggio, dentro cui erano stati stoccati tutti gli alimenti quanto le riserve idriche del villaggio. Il villaggio Utu era infatti uno dei pochi centri abitati che avevano una distribuzione d'acqua potabile nelle povere case, tramite una piccola rete di tubazioni interrate, irrorate, con l'estrazione dell'acqua dalla falda freatica, con pompe idrauliche alimentate da batterie e pannelli solari. Savana secca era ancora molto distante, a differenza del villaggio di Kum, che era già stato raggiunto dall'inesorabile preludio del deserto. Ciao e benvenuti ad un audiobook trailer sulla saga della Kinect Fiction. Allora, in questo breve audiobook trailer, che poi non è altro che la lettura del primo capitolo di ogni libro che vedrete comparire a video. Se poi vi piace quello che avete ascoltato, potete andare a scaricarvi il libro in modo gratuito in PDF, rintracciabile nei link che trovate in descrizione. Il file è coperto da copyleft, quindi non vi chiedo nemmeno una lira, pardon, un euro per andare a leggere se vi interessa il libro. Ora, a me gli audiobook non sono mai piaciuti perché i libri si leggono e non si ascoltano. Tuttavia, oggi sono di moda gli audiobook trailer con la lettura di uno o due capitoli e quindi mi sono adattato a questa nuova abitudine. Spero che vi piacciono la lettura dei primi capitoli dei vari libri che vi introduco in questa saga di Kinect Fiction, aperta sulle Guerre Puniche 2. Ciao, a risentirci.